Il re Carlo III potrebbe subire uno snobbamento nel Commonwealth dopo che la Bank of Canada ha affermato che spettava al governo di Justin Trudeau se il monarca apparirà sulle banconote da un dollaro della nazione. Il re Carlo III ha subito un duro colpo dopo che la maggioranza delle persone in Canada ha espresso la propria opposizione a mettere la faccia del nuovo monarca sulle banconote da un dollaro della nazione. Un nuovo sondaggio d'opinione condotto da Pollara ha rilevato che il 56% dei canadesi si sarebbe opposto all'uso della faccia di Charles. Solo il 24% ha affermato che sarebbe favorevole a mettere la faccia del re sulla valuta nazionale e un intervistato su 5 ha affermato di non essere sicuro. La questione se il volto di Re Carlo sarebbe stato inserito nella banconota canadese da 20 dollari è emersa dopo che gli esperti hanno suggerito che la questione fosse di competenza del governo di Ottawa. Il portavoce della Bank of Canada Paul Badertscher ha dichiarato, l'attuale banconota in polimero da 20 dollari è destinata a circolare negli anni a venire. Non vi è alcun obbligo legislativo di modificare il design entro un periodo prestabilito quando il monarca cambia, ha aggiunto, come sempre, il ministro delle finanze è responsabile dell'approvazione della forma e del materiale di qualsiasi nuova banconota, compreso il soggetto del ritratto. Alex Reeve, senior manager degli affari pubblici per la Royal Canadian Mint, ha anche affermato, il governo del Canada ha giurisdizione esclusiva sul design delle monete canadesi. Carlo è diventato re dopo che la regina Elisabetta II è morta pacificamente all'età di 96 anni a Balmoral giovedì scorso. Il primo ministro canadese Justin Trudeau è stato tra i leader mondiali a rendere omaggio al monarca più longevo della Gran Bretagna. Parlando a Vancouver la scorsa settimana, Trudeau è apparso in lacrime mentre rendeva omaggio alla regina Elisabetta II. Ha detto, era una delle mie persone preferite al mondo e mi mancherà così tanto. Trudeau ha aggiunto, in qualità di suo 12° primo ministro canadese, ho difficoltà a credere che il mio ultimo incontro con lei sia stato l'ultimo.